Amici e amiche, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Innanzitutto, tanti auguri di buon Natale, non in ritardo perché sia su Instagram che nella sezione community di YouTube ci siamo sentite per gli auguri. Però, dato che questo è il primo video che registro dopo Natale, auguri lo stesso, no? Anche perché dopo Natale verrà Capodanno, poi ci saranno altre festività, insomma, auguri, auguri, auguri per tutto il periodo. Oggi siamo qui perché voglio farvi vedere i miei regali di Natale, quelli che ho ricevuto fino ad adesso. Dico quelli che ho ricevuto fino ad adesso perché so che ce ne sarà un altro sicuro in futuro, sicuramente a gennaio, perché sarà un regalo per la casa ed è l'asciugatrice. L'aspetto come venditti aspetta l'alta marea. Qui alla mia sinistra invece ci sono tutti i regali che ho ricevuto fino ad adesso. Quindi io direi di non cincischiare, partiamo subito. Allora, e partiamo con un pezzo forte perché ho ricevuto in regalo la lampada a LED per unghie Futura Pink. Questa è la nuova lampada a marchio Futura. Questa lampada è a LED, però non è come gli altri LED delle altre lampade, perché questo è un LED di nuova generazione che ha delle luci rosa. Non sono nocivi, anzi hanno una funzione schiarente sulla pelle. E questo gioiellino qui è meravigliosa. È meravigliosa, l'ho già utilizzata per fare questa manicure, è veramente una lampada portentosa. Ho scollegato l'alimentatore perché mi dava un attimo fastidio. Comunque, questa è la lampada. Questa qui, la lampada è super leggera. E una cosa che mi piace tantissimo di questa lampada è che tutta questa superficie è microglitterata. Provo a zoomare un attimo per farvi vedere. Prendo la torcia. Ma che è sta cafonata? Vabbè, ecco. Ecco qui, io cerco di farvi vedere con i mezzi a disposizione. Comunque la lampada è rivestita appunto da questo pannello che è super glitterato. E mia intenzione è fare in futuro una video recensione dedicata proprio alla lampada per descriverla in tutti i suoi aspetti e anche per quanto riguarda il funzionamento. E questo era il primo regalo. Metto da parte. Ok. Poi, come secondo regalo, ho ricevuto una piastra per capelli, una piastra stretta, che è questa, Remington Pearl. Sono senza piastra stretta da un paio d'anni, precedentemente l'avevo e poi mi si è rotta, però Digital arriva a 235 gradi. Allora, rivestimento in ceramica di ultima generazione per la vera, maggiore concentrazione di ceramica 15 volte, migliore scorrevolezza e capelli lisci sempre più a lungo. Comunque questa è una piastra indicata anche per fare eventualmente le beach waves o comunque dei boccoli. E la piastra allora è questa qui, è la piastra, ha un cavo lunghissimo ed esteticamente molto 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 bella, leggerissima, ha queste decorazioni oro, poi è tutta nera lucida qui al centro e qui tutto intorno è rivestita da una superficie perlata. Riprovo a zoomare, ecco qui c'è una superficie perlata, questo è il disegno floreale bellissimo, questi sono i pulsanti. Questo vabbè, il logo Remington. Dietro è semplicissima perché è fatta in plastica opaca, molto molto semplice, cavo girevole e poi ha un sistema di blocco qui sotto perché poi quando si va ad abbassare si sblocca la piastra. Queste qui sono le piastre. Prevedo anche su questa in futuro, non so quando, una video recensione sia per vedere come si comporta sul capello liscio che per vedere come si comporta per fare, diciamo, un boccolo. Facciamo un video provato con voi. Nella scatola, oltre al libretto di istruzioni, c'è anche una custodia, che è questa. E all'interno questo rivestimento appunto che permette di isolare il calore della piastra qualora si dovesse portare in viaggio o comunque fuori. Questo era un altro regalo. Poi ho ricevuto un accessorio secondo me bellissimo, al quale non avevo mai pensato, ma che comunque mi è capitato di vedere in giro, ed è questo. Questo qui. Makeup Brush Cleaner. Questo è un lavapennelli che funziona a pile. Questo qui
è appunto il motore dove poi si aggancia il cilindro per poi inserire il pennello. È bianco lucido e poi ha questi inserti rose gold, molto bello. E poi nella confezione c'è anche appunto il contenitore per l'acqua dove poi va inserito il pennello, e poi qui ci sono tutti i vari cilindri, i vari diametri dove poi va inserito il manico del pennello. Comunque poi mi guardo per bene le istruzioni, anche su questo faremo un video sicuramente, magari faremo un video sul primo utilizzo. Allora andiamo avanti, ho ricevuto, che poi tra l'altro ce l'ho adesso in questo momento sulle ginocchia, un altro regalo molto gradito: borsa dell'acqua calda elettrica. E la particolarità di questa borsa calda è che è bellissima, è veramente bellissima. È stupenda, è rossa, ovviamente qui si ricarica con il cavo, c'è anche una tasca per inserire le mani, quindi praticamente io per tutto l'inverno cammino in questo stato per casa, così. Un paio di calze natalizie che non so quando e in che occasione indossare, comunque le calze sono queste. A meno che non decida di vestirmi da Babbo Natale, non credo di uscire in queste condizioni. Ma questo è stato più che altro un regalo molto simpatico. Poi, qui cosa abbiamo? Ho messo tutto in una busta che poi ho inserito in un'altra busta, e poi ho inserito in un'altra busta. C'è una matriosca di buste qui sotto di me. Allora, poi ho ricevuto questo portapane rosso, shabby, decorato con tutti questi cuoricini sciabbosi. Non so se si è capito, ma io adoro lo stile shabby. È proprio amore con questo stile. Dietro è fatto in questo modo, a pois, e avanti così. Bello, bello, questo è stato un altro bellissimo regalo. Andiamo avanti. Ok, madonna, questo, oddio, questo è stupendo, non vedo l'ora di provarlo. Vabbè, ve lo faccio vedere adesso prima di uscire gli altri regali. Vabbè, nel frattempo comunque ho ricevuto anche soldi, che quelli servono sempre. E poi ho ricevuto questo spettacolo di regalo, che è questo qui. Questo qui è un pennello di Real Techniques. Ha il manico viola tutto glitterato, poi ha questa ghiera dorata bellissima con il logo, e poi ha queste setole con questo effetto degradé. Bellissimo. Allora, a che cosa serve questo pennello? Si chiama Brush Crush ed è il numero 301, che si chiama Foundation. Cioè, questo è un pennellone che serve per stendere il fondotinta liquido. Principalmente è stato concepito per perché poi sono andata a vedere qualche recensione un attimo per capire se fosse un pennello per stendere il fondotinta compatti o in polvere o minerali. Invece ho visto che questo pennello è stato concepito principalmente per andare ad applicare il fondotinta fluido for light or full coverage, quindi può essere utilizzato sia per andare a stendere il fondotinta in modo più leggero, per avere una copertura leggera, oppure un'alta coprenza. Quindi è modulabile, diciamo, come risultato. Questo pennello dovrebbe appunto consentire dovrebbe essere abbastanza versatile. Ho letto anche che va benissimo anche per i fondo compatti e per quelli minerali, però leggendo qualche recensione in giro non ho mai visto un pennello così grande ideato per il fondotinta fluido, quindi non vedo assolutamente l'ora di provarlo. Magari adesso lo esco dalla confezione, lo lavo e poi lo proveremo in uno dei video che realizzeremo a gennaio. Sono veramente curiosa di provarlo, farò una prima prova con voi, così vediamo insieme le prime impressioni. Mi stuzzica tantissimo questa cosa di poter stendere il fondotinta fluido in modo veloce, perché presumo insomma che le grandi dimensioni di un pennello del genere possono anche velocizzare il risultato dell'applicazione del fondotinta, quindi oltre che bello sembra anche promettere bene. Adesso prendo la busta, ci sono gli ultimi regali, non gli ultimi, quello è l'ultimo, però è molto ingombrante da lasciare alla fine. Allora ho ricevuto un regalo a dir poco utilissimo, perché ho ricevuto un bel paio di leggings blu felpati, bellissimi, semplici comunque, e sono questi. Vabbè, sono dei leggings molto molto semplici, non hanno niente di che, però questi, anche questi d'inverno, sono un tutt'uno con me,
Sono questi, sono a vita alta, un elastichino qui. Non hanno tasche, sono veramente molto molto semplici. Finiscono stretti alla caviglia. Questi devo togliere, a questi devo togliere le etichette e metterli subito a lavare. Ci sono due altri regalini qui dentro. E sono un Hypnotize Liquid Lipstick di Astra, quello che volevo provare, uno di quelli che volevo acquistare, il numero 15 Fashionista, che a differenza di Feminist è un po', vira un po' più sul grigiastro marroncino ed è un po' più scuro, mentre Feminist è un po' più rosato, questo è un po' più scuro, ma è comunque una bellissima tonalità. Chi me l'ha regalato conosceva i miei gusti in fatto di tonalità di rossetti, sono andati sul sicuro. Ho ricevuto questo braccialetto con le palle. Le palle come filosofia di vita, di tutte le dimensioni e colori. È elasticizzato, fa anche rumore. Bellino perché ha sia quelle dorate, sia quelle argentate che quelle rose gold. Ah, qui c'è un ciondolino, ecco perché fa rumore. C'è un ciondolino qui, c'è un piccolo ciondolino. Credo che questo sia un braccialetto abbastanza delicato che non deve andare a contatto con acqua, però è carino. E adesso manca soltanto l'ultimo regalo. L'ultimo regalo. E come faccio a prenderlo e farlo entrare nell'inquadratura? Ci provo, ci provo. Ci provo! Ho ricevuto questa bellissima, che vabbè, è sia per me che per Antonio, questa confezione. Oddio! Devo stare attenta che non mi cada perché c'è anche una bottiglia dentro. E c'è uno spumante dolce grande serre. Una confezione di cantucci, un pandoro balocco, io adoro il pandoro. Poi c'è una confezione di cioccolatini Lindor e questi, questi sono di cioccolatini al caffè o un caffè, o caffè. Non so dove, ah sì, caffè aromatico. C'è anche un torrone alle mandorle. È veramente un bel cestino, perché presumo sia un cesto, sì è un cesto. La poso con calma prima di fare danno. Ho il fiatone per aver preso una confezione con dentro roba che ingerirò a mia volta. E allora, amici e amiche, questi sono i regali che ho ricevuto al momento per quanto riguarda questo Natale 2019. Ovviamente sto registrando il video oggi, però a volte succede che ricevo dei regali anche nei giorni successivi, però diciamo che registro questo e non faccio altri aggiornamenti. Fatemi sapere sotto nei commenti che regali avete ricevuto voi e quali sono stati quelli che vi sono piaciuti di più. Salvo aggiornamenti, comunque se siete iscritte riceverete una notifica se pubblicherò un nuovo video. Questo sarà l'ultimo video dell'anno, qualora dovessi pubblicarne un altro comunque vi aggiorno su Instagram oppure ricevete la notifica se ne pubblico un altro. E qualora non dovesse uscire nessun altro nuovo video fino alla fine dell'anno, giù nell'info box ho fra un po' alla fine di questo video vi lascio il meglio del peggio del mio 2018, perché quest'anno non sono riuscita a realizzare il meglio del peggio del 2019. Comunque se vedrete il video capirete tante cose. Grazie ancora per avermi dedicato il vostro tempo e vi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo alla prossima, ciao!